giri, eccoci in studio Carmine. Ora concludiamo il discorso sui costi della politica, passiamo alla manovra nel merito. Prima so che c'è un appello, intanto invitiamo il senatore Rutelli a dirci quando dovrà andare via, noi ci regoliamo poi perché anche lui deve andare via. Non potevo lasciarvi adesso, come avevo detto alle 10 del voto. Allora, solo pochissimi minuti, per piacere. No, ma solo una cosa, Rutelli a scattare. C'è un appello del sottosegretario. Io sono anche stato con loro, quindi lo dico a ragione ancora maggiore. Credo che oggi il problema non sia quello di fare la grossa coalizione, sarebbe anche non compreso dagli italiani se domani noi del PDL con quelli del PD ci mettessimo tutti insieme, ma lì dove sta il centro politico che in questo momento orienta in modo autonomo la sua posizione. Quindi credo che Rutelli, Scalderi e tanti altri potrebbero tranquillamente stare nella nostra coalizione rinforzandola, migliorandola e guadagnandoci entrambe in un governo più positivo di quello attuale. Sentiamo il senatore, sentiamo il senatore che andrà via, dopo noi Scalderi e poi parliamo per... Posso? Abbiamo un'altra oretta poi. Senatore Rutelli. Innanzitutto mi scuso con voi, non è scortesia. No, ci aveva avvisato per tempo. Saluto i conduttori e le amiche e gli amici che sono lì, anche la Mosca che non ho salutato direttamente. Mi scuso perché ho una riunione, non è terminata qui la mia giornata. E spero che appena mi sia andato non mi trattino troppo male. Tuteliamo gli assenti, li tuteliamo noi, sia Rotondi che... Io qualche cosa vorrei chiedere. Può passare. Io qualche cosa vorrei chiedergli prima che se ne vada. Se vuole fare una domanda ora, sentiamo la risposta del senatore Rutelli. No, io dico, a me sembrate tutti in buona fede, quindi penso che siete stati anche voi raggirati come tutto il resto della collettività. Ma di che parlate? Le auto blu, le manovrine? Ma si è accorto qualcuno di voi a destra, a sinistra e a centro che recentissimamente sono state fatte tre leggi illegittime, tutte e tre, una più illegittima dell'altra, contro le quali, visto che non lo fa nessuno, ora io, come Fermiamo le Banche, organizzerò un referendum, con le quali sono stati regalati centinaia di miliardi di euro all'anno alle banche. Ma non ve ne siete accorti? Ora ne parliamo, senatore, intanto se rispondere a Marra, non lo sapete, deve rispondere all'appello accorato del sottosegretario blu. Accorato no, o verdi, appello. Lei è il fianco di Silvio Berlusconi, ci sta o no? Senatore, così poi la salutiamo. Volete che ve le dica? Tra poco ne parliamo, intanto sentiamo il senatore e poi lo salutiamo. Purtroppo ho sentito molto male perché qua c'è un audio difficile. Ok, allora le riassumo in un secondo che Luigi Alfonso Marra sostiene che ci sono delle leggi appena fatte a favore delle banche, hanno regalato milioni alle banche. E il sottosegretario Rosso centinaia di miliardi di euro all'anno, non ho detto. E il sottosegretario Rosso le chiede perché non sta con loro. Ma diciamo questo, allora, quanto alle banche esiste indiscutibilmente una asimmetria tra quanto i cittadini si occupano dei poteri pubblici e quanto si occupano di dove vanno le risorse che sono proprio i loro risparmi. Quando noi scopriamo che nell'anno 2010 i vertici degli istituti bancari, in un anno cioè disastroso per i risparmiatori, ha visto aumentare il loro bonus e queste i loro sono sciocchezze, guadagni. Queste sono stupidaggini, ripeto, stiamo parlando di centinaia di miliardi all'anno, non di milioni. No, è molto complicato, purtroppo. Si sente male, le chiedo cortesemente di avere un minimo di pazienza e di lasciare andare via, per questo noi continuiamo a discutere. Dicevo, le indennità di esponenti della finanza che sono arrivate annualmente nella media dei vertici a circa 10 milioni di dollari dovrebbero fare riflettere, perché nel frattempo lo sganciamento tra il potere e la responsabilità in quel settore è venuto molto crescendo. C'è una responsabilità della politica, perché se l'Italia oggi perde credibilità internazionale, soltanto l'aumento degli spread, cioè la distanza tra il valore dei titoli di Stato italiani nei confronti di quello tedesco, nell'arco solo delle ultime settimane ha bruciato circa 8 miliardi di euro. Quindi una manovra condivisa, una manovra strategica per la ripresa della crescita economica è indispensabile, perché altro che tagli delle pensioni o degli stipendi parlamentari o dei costi della politica,
o delle auto blu o di quello di cui stiamo parlando. Ogni giorno una politica inetta brucia immensamente di più. Allora io rispondo a Rosso che si può fare solo un governo di larga coalizione per affrontare il taglio del debito pubblico italiano dal 120 al 60% del PIL nell'arco dei prossimi anni. Bisogna impostare una riforma strategica che la rissa tra le due coalizioni attuali non consente. Vabbè, noi ringraziamo il senatore Rutelli, lo lasciamo esempicciare la promessa. Io penso che la tua risposta, Francesco, sia stata più che esauriente, però. Onorevole Scandale, perché è d'accordo con Francesco Rutelli. Se non ha capito che cosa vuol dire larga coalizione e affrontare il mondo. Era un auspicio, però, non credo. No, ma anche mi piacerebbe sentire Mosca. Ma dobbiamo non ci sono le condizioni, onestamente, è un no. Per fare un accordo di larga intesa. Ma la larga intesa c'è in materia bancaria, l'avete raggiunto. Tu continui, tu e tutti i tuoi alleati continuate a privilegiare gli interessi del partito agli interessi dei cittadini. Cioè qui non si tratta più di destra di sinistra, qui si tratta di una coalizione. E gliene come fai a fare le riforme in Italia a colpi di maggioranza e di opposizione? L'Italia ha bisogno della riforma del lavoro, della riforma delle pensioni, della riforma della pensione, della riforma della pubblica amministrazione. L'Italia, per essere competitiva, deve fare queste riforme. Queste riforme si possono fare solo e soltanto. La Democrazia Cristiana fece queste riforme contro il Partito Comunista. Erano altri tempi, la Democrazia Cristiana, quando c'era, erano altri tempi. Oggi la globalizzazione, la competitività, le crisi internazionali. Bisogna essere competitivi. Allora, c'è troppa confusione, riprendiamo un attimo in mano trasmissione. Massimo, se no ci mandano a casa. Sì, allora, prima delle 11. Molto prima delle 11. Allora, torniamo a parlare di informazione. Come l'informazione in questi giorni? Perché tutte e due le parti dell'informazione hanno criticato in parte l'assenza d'Italia alla politica e in parte della manovra. Bravissimo, vediamo. Così poi chiudiamo questo tema dei costi eccessivi, secondo qualcuno, della politica italiana. È il caso l'informazione contro la cassa di Gigliola Santin. Furono Stella e Rizzo, poi il filone fortunato sugli sprechi della politica e dei nostri carissimi politici è andato un po' esaurendosi, ma ora forse sarà la crisi dell'editoria o sarà la crisi e basta, l'argomento interessa ai lettori, così quotidiani e settimanali hanno calcato la mano indistintamente, sia i filo governativi che quelli sulle barricate non si sono certo tirati indietro nello sparare numeri e commenti su chi siede sui banchi di Camera e Senato e su quelli che si sono seduti tempo fa e ne godono tuttora i benefici e non solo quelli di legge. C'è chi attacca gli stipendi d'oro che non sono mai scesi nonostante qualcuno dallo scranno accanto abbia tentato di strappare una sforbiciata appena sotto l'indecenza. Niente da fare, la casta non si castra. Ma torniamo all'informazione. Ci sono giornali che per non disturbare troppo chi siede nella maggioranza hanno rivolto le loro attenzioni verso quelli che incassano vitalizi e benefit, nonostante il cursus honorum sia finito da un pezzo, oppure quelli che prendono pensioni da favola ben lontani da quelle degli italiani con un passato lavorativo di tutto rispetto. Per i nostri fortunati politici la vecchiaia, oltre che relativa, è remunerata pesantemente. Si va da un minimo di 3.000 euro netti al mese dopo 5 anni di duro lavoro a quasi il doppio dopo 10 anni. L'Italia è imbattibile in fatto di casta, gli altri stati europei sono decisamente più morigerati in fatto di pensioni. La Francia è la più avara, poco più di 500 euro al mese, nemmeno dopo 10 anni riescono ad arrivare all'invidiabile cifra che un nostro parlamentare prende dopo 5 anni di duro lavoro. Non stanno benissimo nemmeno in Gran Bretagna, dove si risparmia da sempre, soprattutto dopo lo scandalo di un anno fa. È bastata l'inchiesta del Daily Telegraph a rendere noti i rimborsi dei loro politici e a far piombare tutti nella più totale austerity. Si è inteso, gli indennizzi sono previsti per legge, ma quelli inappropriati avevano fatto infuriare gli inglesi. C'è chi aveva chiesto il rimborso di una bustina di zucchero, chi il costo di un limone, chi del cibo per gatti, e addirittura, come David Cameron, aveva voluto la restituzione di 700 sterline per pulire il camino.
tanto è bastato per far cambiare le regole. I partisan ovviamente. Così i rimborsi sono passati da 113 milioni di euro a